Il Consiglio Comunale di Bitonto, nella seduta di giovedì, ha rinnovato le sue 5 commissioni consigliari permanenti e la commissione di controllo e garanzia, organismi che, in base alle proprie specifiche aree di intervento, possono formulare proposte di deliberazione da portare poi in aula consiliare. Possono inoltre esprimere parere preventivo sulle proposte provenienti da altri consiglieri comunali, dal sindaco e dalla giunta comunale. Quello delle commissioni è un argomento che più volte in passato era stato oggetto di dibattito e scontro tra maggioranza e opposizione, soprattutto quando da parte di quest'ultima si sollecitava l'aggiornamento della composizione, visti i mutamenti dalla geografia politica bitontina avvenuti successivamente alle ultime elezioni amministrative del 2017. Per ogni commissione, quattro sono i consiglieri di maggioranza, mentre uno è dell'opposizione. Fa eccezione la commissione di controllo e garanzia, dove la maggioranza ha 3 consiglieri e la minoranza 2. Sempre nell'ultima seduta della massima assise cittadina è stato approvato anche il nuovo regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare, che sostituisce il precedente documento del marzo 1996.